Ciao a tutti, buongiorno, mani sul volante, bene, mi raccomando. Sono tra Francia e Spagna, anzi tra Spagna e Francia, alle mie spalle Barcellona, sono atterrato ieri sera e direzione Catana Shipyard, dove sto andando perché oggi usciremo e vi farò vedere con l'Ocean Class, il Catana 50, 48 in realtà 49. Non sono mai uscito ancora con questa barca, che è stata presentata in anteprima alla fiera della Gran Motte, quindi sono molto curioso. C'è un video sulla barca che potete andare a vedere, ma oggi vediamo se c'è un po' di vento, vedremo anche come naviga. Quindi spero che questo video sarà un video interessante, mi raccomando dateci un like, continuate a seguirci e vediamo come va questo oggi, come va questo Ocean Class 50. A dopo! Siamo arrivati qui a Canet-Roussillon col cliente, dietro di me l'Ocean Class che Benjamin sta finendo di preparare. Un bellissimo giorno di sole, c'è poco vento, comunque adesso vedremo di cosa succede, aspetteremo un po', se c'è un po' d'arietta per provarla. Ti riprendo, Cesare, non ti... Come vuoi, per me non c'è problema. Tu vois que je vais mettre quelque chose. Les parbatages ? Oui. Voilà, non, parbatages et tout ça. Ouais. Les écoutes, on peut les laisser là. Ok. Mais les parbatages, on peut les remonter. C'est tout le posto pour les cives, ça. Qua è tipo. Bello profondo, no? Bello profondo. E tu peux lui dire qu'on va, on va le cut. Va a aumentare l'apertura in modo da dare più spazio. Yeah, very good access. In modo che è più facile. Buono questo. So, it's ok, eh? Thanks to big change of this boat is the boom. The boom. And the table on the back. Table. We can see. C'è che il tavolo era troppo piccolo inizialmente. Non c'è neanche un po' di vento. Dicevo che possiamo provare ad andare fuori e vedere se c'è un po' più d'aria fuori, no Cesare? Sennò... Provo a orzare un po'. Why did you change that in the past the dagger board was always going down with the gravity and now you... No, because... I remember that on 47, 42 was going down just with the gravity. Yeah, but... And then we were taking up with the winch, but why to go down also with the... Because it's more light. Yes. And with this system it's easy to maneuver, but you so know... So if it is light, if it could not stay down. Yeah, if you built a dagger board with composite, it's very light. And you need to put some
not steel, but like le plomb, tu vois? Piombo, yes. Lead, yes. Lead. So it's a problem, but not. Era più pesante. Sì, gli chiedevo perché in passato cadeva per gravità e poi invece le tiravi su soltanto, no? Le metto che l'hanno fatto in composito più leggera, quindi probabilmente per gravità non sei sicuro non va, che vada allora, fin giù, oppure se c'è mare, se c'è vento potrebbe tornare su. Invece così l'hanno legata con il doppio sistema e quindi sì, la tiri giù, che la tiri su, ma quando l'hai tirata giù sei sicuro che resta giù. Abbiamo tirato via, ha rollato il Jennaker, stiamo andando col Solent. Stringere un po' di più, salire, andare a cercare un po' d'aria. Che velocità facciamo, Cesare? 2.8. Ok, now we have 3 knots and with 3.2 knot of wind. So the body is already launched. Ok. Ma questo è quello che vogliamo, no? Andare a vela anche con tre nodi. È vero. Soprattutto in Adriatico, visto che tu partirai da là. Cioè, it's quite a normal. Questo. It's coming from Adriatic Sea. Ok. They say mid of Italy. Yeah. That is a place where these conditions are quite normal, quite usual. Ah, ok. Especially in the summer. Ok. And otherwise there is strong wind, but there is strong wind is too strong, you know, but to have 3, 4, 5 knots during the summer, it's quite normal in Adriatic, it's nothing. I think, yeah, the good condition for this boat, and the good configuration is with Genoa and mainsail, I think, makes sense, and because, you know, you have 3 knots, and with only Genoa and mainsail, it's okay. No, with Genoa, questo Genoa è bello, un bel Genoa, invece che avere un piccolo Solent, avere un Genoa, comunque ti dà... Abbiamo avvolto il Jennaker, abbiamo tirato fuori il Genoa, questo katana appunto armato con questo bel Genoa che vedete dietro di me, e con tre nodi, facciamo tre nodi, la barca si muove bene, vuol dire molto bello, anche il cliente contento, più che un piccolo Solent è meglio un Genoa appunto come questo, il Jennaker bello grande, penso che questa sia la configurazione ideale con randa, square top, Genoa, e poi Jennaker in caso di rollabile, in caso di veramente vento leggero, andatura un po' più aperta. Comunque Jennaker fino a 50 gradi lo teneva, adesso stiamo buttando giù le derive, stiamo stringendo un po' di più e devo dire che la barca è veramente da soddisfazione. I don't know, angle, cornier, tu sai? Sì. You know? In the different spots, it's the same, so you have same construction, monoblock with full monolithic carbon on the top, and so in fact you don't have problem with delamination, and that's a big difference on this boat. And so the bulk is carbon with foam, quindi c'è le paratie, carbon is where? Sì. On the bark, ok, the paratie, quindi le paratie carbonio, le porte anche col foam, quindi alleggerite, e anche okay, tutto lo scafo monolitico. E comunque pesa. Big difference. Because of volume. The volume is not the same. So to maintenance is very easy, a lot of space, storage. So finalmente è salita un po' di aria, stiamo andando un po' meglio. Siamo a, vediamo un po', 5 nodi, quindi abbiamo preso 2 nodi, infatti è aumentato un po' il vento, 5, 9, 6 con 6 nodi di vento, siamo sempre lì, cioè andiamo come il vento, benissimo, barca siamo col Genoa, la randa sempre fuori ovviamente, Genoa non più col Jennaker, ci muoviamo bene, stiamo facendo un angolo, siamo comunque sotto 60 gradi, siamo molto tranquilli, stiamo mangiando e bevendo in realtà. Comunque devo dire che la barca si comporta molto 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 bene, accelera subito, non è estrema, dentro c'è molto comfort, quindi siamo contenti. Eccoci qua, è molto bene. Sono di nuovo fuori con Jennaker, la randa, la barca cammina, la barca è una meraviglia, bellissima giornata, siamo sempre 6-7 nodi,
Il Jennaker chiaramente dà molta potenza, molto leggera, molto rigida, la senti che è un pezzo unico, che c'è rigidità, non, veramente le sensazioni sono positive. Quando sei dato un like, continuate a seguirci, c'è un video in cui vi faccio vedere la barca nei suoi aspetti, qua volevo farvi trasmettervi un po' le sensazioni della barca in navigazione. Ho visto come siamo usciti con 2-3 nodi, adesso sono 6-7 nodi, il vento sta leggermente aumentando e noi stiamo chiaramente camminando alla grande.